Tutti ragazzi qui da Box, andiamo a sfidare Baron con la Clio 3000 V6 lavorata al massimo, perché ho notato che è più forte dell'RX8. Allora, io voglio la sua macchina perché è una bestia senza senso. Ha già, mi sembra, il kit turbo a livello pro che si sbloccherà fra due boss, quindi immaginatevi che tipo di macchina potrebbe essere questa. Ce l'ho sempre avuto in tutto InfoSpeed, voglio avercela anche questa volta perché mi farebbe comodo, seriamente, pure bellissima. Può regalare emozioni a sta macchina, veramente. Spero più che altro di vincerla. Io mi auguro. Io a livello di assetto sono messo un po' meglio, eh. Guardate come mi prende adesso, pronti? Frate. Frate! Devi stare dietro, fra. Bravo, schianta, ti ha provato a buttarmi fuori, avete notato? Lui deve sbagliare in questi punti qua, eh. Perché se no mi diventa impossibile vincere, fidatevi, la sua va veramente veramente forte. Visto che c'è anche uno sparo dopo, a livello di una gara di accelerazione dove lui di solito vince, io non ti lascio passare, frate. Non ti lascio passare. Non ti do respiro, io ti vengo addosso, cazzo. Devo guardarmi spesso indietro, se vedete, per vedere lui in che direzione va. Ora, signori, si salta. Cazzo. Ok, ho un minimo di vantaggio, ma proprio poco poco poco. Sono neanche al 40% della gara e credo che lui mi recuperi ben in fretta. A me preoccupa lo sparo, perché io nello sparo non sono mai stato bravissimo. Ma è stato bravissimo e lui è molto molto forte. Lui è veramente forse uno dei boss più difficili da fare. Uno dei boss più difficili, secondo me, eh. Poi ovviamente ognuno ha il suo boss difficile. Io trovo difficile moltissimo Baron. Soprattutto è anche molto difficile ricevere la sua macchina, veramente tosta. Dai, sto andando bene. Ho dato 8 secondi, un po' di margine ce l'ho di errore. Non troppo, ovviamente. Guardate che assetto che ha sta macchina, è fantastica. Una macchina fantastica la Clio 3000 V6. Io con quella lavorata al massimo può regalare emozioni, eh. Perché è piccola, ha un buon assetto, gira abbastanza alta, non altissima, però va benissimo. Brutta sta zona, brutta, brutta, brutta. Non manca tantissimo, devo dire. Lui però mi è proprio dietro, 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 eh. Io sto mantenendo un buon ritmo, devo dire, un buon ritmo sì. Devo stare sopra i 200 se voglio vincere. Lui ci sta sempre, molto proprio lì. Il vantaggio si è sottigliato di gran lunga, signore. Ha sbagliato, signori, ha sbagliato. Meno male che sbaglia spesso, sennò, cazzo, è impossibile vincere. E lui è nettamente superiore a livello di meccanica, di motore, di tutto. Ok. Lo sprint l'abbiamo fatto, facciamoci lo sparo. Oh madonna, 48 secondi ci ha messo lui, c'è un... è velocissimo. Figlio di tua mamma. Schiantati, ti prego. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Ha vinto lui stavolta, frati. Boom. A sfregio pure. Riavvia. Lo so che lo sparo sarà veramente tosta, vince. Vabbè, sì, che cazzo è? Cioè, devo sperare che lui sbaglia. Minchia, l'ho tirata! Minchia, l'ho tirata, raga! Minchia, raga! L'ho tirata, raga! È andata benissimo! Che culo! Gliel'ho buffata! Speriamo di vincere la sua macchina. Speriamo di vincere, signore, attenzione! Due segnalatori, voglio... Dai, 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 dai! Allora, sicuramente forse sarà questa. Yes! E poi voglio questa, a caso. Yes! Signori, abbiamo la macchina di Baron. Chi è il prossimo? Il prossimo è Earl.
Cos'ha lui? Lancer, signori, c'ha un bel Lancer lui. Ma lui è cattivissimo, fidatevi, lui è veramente cattivo. È Eugene James, si chiama. Beccati sto Lancer, guarda che roba. Questo è un aereo. Veramente un aereo. Che signore, sarà difficilissimo da fare. Mia, essere nella top 10. Non pensavo, tua mamma basta essere troppo. Ok, adesso ci salviamo per prima cosa. Seleziona auto. Guardate sta Cayman cosa non ha sopra. Un aereo. Posso cambiare qualcosina a livello di motore? No. Che motore no, trasmissione no, sospensioni no, NOS. Posso mettere il Super Pro? Vabbè, lo mettiamo perché possiamo metterlo. No, pneumatici no, freni non penso di no. Turbo avrà già quello bloccato, immagino. No. Lui ce l'ha già questa. Vabbè dai, possiamo. Dai, è già andata bene, dai. Le lascio completamente così com'è, a livello estetico. Cambio solo il turbo. Non mi ricordo mai. Questo cursore permette di regolare la modalità del bolide. Se vuoi derapare di più, sposta verso destra. Ok. Madonna, va veramente forte, fidatevi. Cosa devo fare? La DJV forse, infatti lo sapevo. Di Earl ho già forse la taglia. Un milione di taglie, signori, ciò. Salviamo di nuovo. E direi che ci possiamo salutare. Ok ragazzi, direi che l'appuntamento di oggi può finire qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito lasciate un commento di piace. Anche la pagina di Facebook, come ogni video, trovate nella descrizione. Se non siete con gli iscritti, direi di farlo immediatamente. Ci vediamo al prossimo video. Tutti da.